Si è iscritto a parlare il consigliere Abbate, prego, ne ha facoltà. Certamente il PUG è uno strumento vitale, indispensabile, è l'asse portante per una comunità, è, come dire, l'impalcatura, lo scheletro, e quindi la redazione dello stesso e l'approvazione rappresenta per qualsiasi collettività, per qualsiasi comunità, un momento a dir poco epocale. E in quanto tale elemento epocale deve essere un qualcosa di fruibile, disponibile e partecipato dalla stessa intera, sottolineo, intera collettività. Tutti sapete come funziona, ci sono anche magari coloro i quali non lo sanno, la macchina, tra virgolette, del Consiglio Comunale. Qui si celebrano, si tengono i consigli comunali, ma c'è tutta una attività prodromica, propedeutica, di studio, di analisi, di approfondimento, che viene svolta nelle commissioni. Ancora una volta, le commissioni, purtroppo, non hanno ricevuto la considerazione e la dignità necessaria proprio nell'esaminare questo documento fondamentale. Vari atti, vari documenti ci sono stati inviati, anche devo dire non in tempi congrui per poter essere valutati, ma sarebbe opportuno che, trattandosi di una materia molto specifica, molto dettagliata, molto tecnica e molto difficile, e allora i singoli tecnici, sarebbe stato opportuno e sarebbe ancora opportuno, visto che ancora la fase è, come dire, in itinere, che questi tecnici illustrassero abbondantemente gli atti, li spiegassero, li esplicassero, perché altrimenti la funzione dei consiglieri, soprattutto quella di quelli di maggioranza, diventa purtroppo una mera presa d'atto. Ancora una volta devo stigmatizzare il fatto che purtroppo evidentemente non c'è la giusta e la doverosa considerazione della dignità dei consiglieri e del lavoro delle commissioni. Faccio un discorso bipartisan, non mi interessa centrodestra, centrosinistra, maggioranza, opposizione, no, assolutamente. Un consigliere deve essere messo nelle condizioni di poter studiare, di poter valutare gli atti, e a maggior ragione ci deve essere una informazione suppletiva, forte, penetrante, visto che si tratta di un argomento molto ma molto difficile, estremamente tecnico, in cui ovviamente tanti di noi non hanno le specifiche competenze, non perché siano ignoranti o incapaci, ma perché ovviamente è una materia assolutamente tecnica. Un geometra, un ingegnere, un architetto può avere quelle competenze sul PUG che magari un medico non ha, e viceversa l'ingegnere non ha le competenze mediche, a ciascuno il suo. Quindi già questo deficit, l'ennesimo grave, di comunicazione tra l'amministrazione e i consiglieri, tra gli uffici tecnici e i consiglieri, è una storia purtroppo tristemente si ripete. Quindi preliminarmente già siamo, come dire, impossibilitati a poter valutare pienamente il lavoro pregevole, per carità, che l'architetto Carrer e il suo staff stanno producendo. Ancora, abbiamo assistito ad una relazione importante, però vorremmo che dal mondo delle idee, dall'iperuranio, si passasse alla fase concreta, e cioè che questi spunti, queste direttive venissero davvero rese partecipi nella città, coinvolgendo la città,
coinvolgendo gli ordini, coinvolgendo gli stakeholders, coinvolgendo la città, i cittadini, declinando la parola, l'espressione cittadini in tutte le loro dimensioni e in tutte le loro varietà. Non basta una semplice mail, un atto che viene inviato all'ordine dei geometri, degli architetti, degli ingegneri, ma ci deve essere un coinvolgimento totale. Esiste un documento programmatico preliminare del PUG e degli elementi, delle varianti, almeno tre, delle novità importanti, significative. Bene, di queste varianti, la città su queste varianti non è coinvolta. Grazie, consigliere, si avvia a conclusione. Sì, siamo già oltre il tempo, prego. Dicevo, la partecipazione dei vari soggetti, non la mera, il mero invio di atti a un ordine e basta. Io ho visto in altri comuni, anche di centrosinistra, quindi non è una questione di colore politico, penso per esempio alla Terza. Grazie, consigliere. Due anni fa si è tenuto il PUG, venivano coinvolte le associazioni, gli stakeholders, cosa che in questa città non c'è. E allora, Presidente, e concludo davvero, e anche Assessore all'Urbanistica, per cortesia non facciamo sì che il PUG sia l'ennesimo atto calato dall'alto e impostoci, tra virgolette, nel senso che poi ci si trova costretti, senza cognizione di causa, a dover esprimere un sì o un no. Grazie, consigliere Abbate.